2022 in Italia abbiamo raccolto più di 74 milioni di euro da circa 315.000 donatori e donatrici. Il 99,8% di queste donazioni vengono da privati, cittadini e aziende che ci sostengono come te. Ci tengo a raccontarti come spendiamo i fondi raccolti perché la tua fiducia è importante. Con il 79% dei fondi abbiamo finanziato i nostri progetti e le nostre attività di sensibilizzazione. Grazie al lavoro di 65.000 operatori e operatrici abbiamo lavorato in 73 paesi diversi al mondo. In Nigeria, per esempio, dove abbiamo assistito 140.000 bambini malnutriti, o in Pakistan, dove abbiamo curato 42.000 casi di malaria. O ancora in Ucraina, dove abbiamo trasformato un treno in una clinica mobile e abbiamo evacuato circa 2.700 persone dalle zone di guerra. Il 18% dei soldi è stato speso in attività di raccolta fondi, il che vuol dire che per ogni euro investito ne abbiamo raccolti 5,5. Il 3% invece è stato utilizzato per le spese di gestione di MSF Italia. Una delle domande che ci fanno più frequentemente è: cosa sono le spese di sensibilizzazione? La nostra mission è curare, ma è anche portare testimonianza e denunciare quello che vediamo nei nostri progetti. Le spese di sensibilizzazione ci permettono di portare la nostra testimonianza a più persone possibile. 74 milioni di euro è la cifra più alta mai raccolta da MSF Italia. È un risultato importante perché ci permette di mantenere l'indipendenza delle operazioni e ci ricorda quante persone ci sostengono. È per i pazienti, per i sostenitori, per i volontari e per i soci che continueremo a fare il nostro lavoro e a mantenere i valori dell'operazione umanitaria che ci hanno contraddistinto negli ultimi 50 anni. Grazie per continuare a sostenerci.